già comincia a darsi la mano come per amicizia o quell'altro, sai, in chiesa, no? Datevi la mano per il segno di amicizia, no? Beh, dopo di quella volta non sono da più, perché ne vado per dargli la mano, mi trovo una nemica vicino di me, ma tasi, perché mica ho due case, no? Perché sono qua a San Bortolo, no? E a San Bortolo anche mi sono vicino alla caserma dei carabinieri, ecco, tra l'ospedale lì. E allora quando va via tutti i carabinieri e anche di tutte le razze, ma là sono sporco sotto che sono in decenza. Allora mi che telefono là, ho detto, guarda, così, non siamo mica né a Napoli, ho detto, né in Jugoslavia, perché anche in Jugoslavia i ciappa. E il giornale lo legge e lo butta via perché non hanno i spazzini, c'è solo le donne che portano i cartoni, raccolgono perché dopo li vendono, no? Scusa, Montebellico è pulito però è peggio. Montebellico è pulito però è peggio come posto a Vicenza. Cosa, non sento più? No, dicevo che Montebellico è una zona pulita, però dal punto di vista di quello che lascia dello spirito, dell'anima delle persone è peggiore. Ecco, adesso sento un po', perché ho la radio, ho il telefono, parlami per telefono, che sono meglio, così chiudo la radio. No, dicevo appunto che Montebellico, nonostante che sia un luogo pulito dal punto di vista esteriore, dal punto di vista della visione, per quello che lascia in giro, lascia parecchio rifiuti spirituali, lascia inquinamento, cioè a Vicenza inquina più Montebellico che questo qua. Sì, ma non tanto come in Jugoslavia, guarda, io sono nata a Gorizia, ma una pulizia Gorizia e Parma. Beh, anche io, scusa, è la città più pulita di tutti. Beh, scusa, vuoi mettere l'inquinamento che porta a Medjugorje, la Madonna di Medjugorje è una cosa impressionante. A base di una discarica, Sì, ma ecco, mi fermavo sempre lì delle scariche, come il mio paese, il paese di mia mamma, sarebbe vicino Pontepa. E io mi fermo risulta quando vedo in quel boschetto tutte le immondizie, guarda. Scusa, chi sono. Prova a pensare, Pietra San Pietro non è una cloaca, non è una fogna a cielo aperto, vergognoso, inquinante, che intanto tutta l'aria a Roma. E sai di chi è? Tutti i tedeschi. Perché loro sono tutti puliti, tutti ordinati, la settimana entrante vado a Klagenfurt, perché prima eravamo sotto l'Austria, prima del 15-18 noi altri, no? E allora, insomma, loro sono tutti puliti, però buttano le immondizie tutto in Italia. Sì. Io mi fermavo, guardavo i scatoloni, le scatole... Ma tu hai ragione, perché pensa ad esempio in Germania quante chiese protestanti che ci sono, quanti pastori che ci sono in giro a inquinare l'aria, inquinare l'ambiente, perciò tu puoi anche avere anche ragione. Ma cioè nel senso del fatto, guarda che esempio da noi, ad esempio tutti quanti i paesi che vengono devastati da queste chiese, da questi parroci, da questi preti che circolano, queste ostie buttate in giro, cioè è una cosa vergognosa. Sì. Guarda, lì proprio in Jugoslavia mi fermavo, perché con gira da Sydney, che stavo un mese in Jugoslavia lì, perché costava di meno il mese là che costava il mangiare. Andavo su fino a Beogrado, poi giravo tutto, perché il mio paese, se vado su per Bled, Bled sarebbe lago di Bled, no? E vado su lì che dopo se le cave del predile e tutto, ecco lì vicino sarebbe il paese di mia mamma, insomma sarei lì vicino, no? E allora, quando erano le immondizie mi fermavo, e allora vedeva tutta roba tedesca, perché vengono con i bussolotti di pasta asciutta, del risotto, di quello e quell'altro, difatti anche dei signori lì. E invece noi italiani, quando andiamo a mangiare, ci piace mangiare bene, e specialmente lì il pesce, come si chiama? Va bene. Quel pesce lungo, insomma, così, mangiavo tanto pesce che là non costava tanto, no? E loro dicevano che noi italiani gli diamo il guadagno, invece i tedeschi venivano con la roulotte e più di una birra non mangiavano altro. Va bene. Ecco, e allora io mi fermavo lì e allora vedevo tutta roba tedesca fino vicino al mio paese, perché dopo nel mio paese sì, il fiume Fella confina col fiume La Clanis, allora è tanto largo, non c'è posto da buttare le immondizie, no? Perché a Pontebba dopo, se Pontebba, Pontafe è già un po' tedesca, no?
Io parlo in friulano, Pontebba, mi rispondono, mi danno lo sconto. Se a Pontebba passa il ponte io parlo, e in friulano loro mi rispondono in italiano. Vente saluto, vi mando anche le cartoline. Senti, grazie. Grazie. Dopo le mie disgrazie, appena che posso mi ricorderò del Va bene, ecco, grazie, vabbè. Ciao. Mi è morto anche mio genero un anno fa. Oh, miseria. E dopo avevo anche dispiaceri perché il mio nipote gli ha detto a sua mamma: se porti a casa un uomo io mi prendo su e vado via. Sì, sì, va bene. Ma con questo, anche con me, con me mi telefona e non mi risponde. Allora io adesso non è mio nipote più quello. Ciao! Ciao a voi, ciao! Sì. Ciao Gianni. Ciao. Senti, devo chiedere un sacco di cosette. Va bene. No, siccome che è breve la trasmissione, sì, fuori una volta a settimana, certo, cerchiamo magari di spostare il discorso dalle immondizie, da qualche altra parte. Beh. No, senza nessuna critica. No, vabbè. No, volevo una piccola cosa. Quando un giornalista pubblica qualche cosa, sì, ha l'obbligo di accertare la fonte. Quindi, non di dichiararla, ma di accertarla sì. Quindi, due robe: o non è vero ciò che è stato detto, o i professionisti del Gazzettino, e questo è molto più probabile, dei professionisti da poco, perché prima di pubblicare la lettera dovevano accertare la fonte, e quando tu hai fatto la risposta dovevano pubblicarla in modo integrale. No, mi avevano già avvertito di contenere, io ho già telefonato al Gazzettino, e mi avevano già avvertito di contenere entro un certo spazio, solo che non ce l'ho fatta a fare. Mi hanno dato sì un problema di... No. E quello che hanno tagliato, in effetti, l'hanno tagliato in maniera seria, sì, nel senso che hanno tagliato quei concetti che il Gazzettino non è in grado di gestire, capito? Però prova a chiedere, sì, come mai non hanno accertato la fonte. Beh, perché? Questo è un altro... Cioè, no, io, è una cosa dovuta. Sì, ma capisci che siccome a noi questo non comporta niente, questo c'è la radio che ci penserà adesso con però, tutte le cose che verranno prese e tutte le... Ma vedi il casino che è venuto fuori? No, ma guarda che tutto sommato... Sì, si è risolto positivamente, sì, ma questa volta... capisci che è un metodo che non va bene. Beh, è ovvio, insomma, comunque quella radio prenderà i suoi provvedimenti, non c'è problemi da questo punto. Senti, io volevo chiederti invece una cosa più... Sì. Ah, prima di tutto, quel signore che era prima nella trasmissione con Franco, sì, ti ha fatto una domanda, che ti ha detto, il nulla esiste o il vuoto esiste? Sì. Se vuoi ti do una risposta. Dai. Il vuoto... o il nulla, perché le due definizioni sono riguardano la stessa cosa, solo che sono viste in spazi diversi, no? Esiste tanto quanto la materia, in quanto il nulla altro non è che la mancanza di materia, ed esiste in un mondo finito, diciamo bidimensionale, di spazio-tempo. Certo. Al di fuori dello spazio-tempo il nulla non esiste. Sì, ma nel paganesimo noi abbiamo il concetto di abisso, no? Mm. Che è un concetto primordiale, precedente ancora del caos, sì, che è il nulla che dopo si riempie dal caos. Ce l'abbiamo come concetto, però è un po' lungo da... È un concetto un po' che richiama qualche contatto con qualche credo diverso. Però certamente... non potrebbe esistere la materia se non c'è spazio, anche il vuoto, cioè, sì, la mancanza di materia. Beh, Kant dice che lo spazio è determinato dalla capacità della materia di occuparlo, altrimenti lo spazio non esiste, per cui... Beh, è un po' diverso, perché cioè, il vuoto è un'entità, anzi, si può studiare il vuoto, Sì, sì. Guarda che ha dei limiti fisici ben precisi, cioè si può studiare. Per esempio il vuoto esiste solo a temperatura zero assoluto, infatti la materia a zero assoluto diventa nulla. Sì, si blocca. Esiste a una velocità ben definita, infatti la materia accelerata alla velocità della luce scompare nella dimensione in cui si propaga. Cioè ha una definizione scientifica ben precisa, e al di fuori del concetto di spazio e tempo il vuoto non esiste. Quindi pensare a un essere...
che è al di là dello spazio-tempo, ma che tocca questo universo spazio-tempo è un'assurdità fisiologica. Ecco qua che c'è il signore che nulla esiste. Dunque, il nostro radioascoltatore, il caro amico, dice che nulla esiste. Nulla esiste. Parla di questo, una questione tecnica. Sta ascoltando, ti sta ascoltando Gianni. Sono in ascolto, sì, ecco. Scusate, mi sono introdotto adesso. Ma è un'entità fisica precisa, è proprio è difficile da portare in laboratorio, ma è precisa, ben definibile, insomma. Ecco, cioè, non è definibile. Che sia un qualche cosa che appartiene agli spiriti, cose del genere. Okay. No, d'accordo, chiedo scusa, io mi intrometto adesso perché ero di passaggio, non ho seguito dicevo, se il nulla esiste, chiedo scusa, nel senso di esistenza non può essere nulla, mi spiego, sarà qualcosa, se è definibile, perché è la negazione di un qualcosa, infatti è una qui siamo in una descrizione teorica abbastanza interessante. Scusa un attimo, non preciso, andiamo su un argomento più semplice. Matematica, sì. Aritmetica, sì. Ci sono i numeri cardinali, 1, sì. 2, 3, 4, certo. Ma ce n'è uno particolare che si chiama 0. Che è stato, che ha acquisito ultimamente, mi sembra nel 1200-1300, giù di lì, in effetti, lo 0 come questione. Sì, lo 0 come negazione di una quantità aritmetica ben precisa. Ma infatti, chiedo scusa, qui stiamo divagando forse, ma direi siamo inerenti a questo argomento. Il concetto di dire che l'infinito è creato da una condizione di 0 e 1 non è molto corretto da un punto di vista formale, secondo il mio parere, mi perdoni la disquisizione. Cioè, nel senso che se lo 0 non esiste, cioè, si dovrebbe dire che è fra un 1 e un altro 1. Cioè... Lo 0 esiste come il vuoto esiste. Esiste in quanto specularmente opposto a ciò che noi percepiamo come esistenza. Sì, ma attenzione, che lo zero è una convenzione, cioè lo zero è stato definito come convenzione perché non si riusciva a spiegare altrimenti un certo stato di essere delle cose. Sì, ma esiste come che esiste lo zero? Però attenzione, se noi ne parliamo come entità matematica posso essere... d'accordo sull'esistenza, ma trovo difficile giustificare l'esistenza del nulla come nulla. Cioè non riesce a percepire il nulla in pratica. Come... lì bisogna che pensi solo un po'. ma sembrava una cosa di quelle semplici, no? Il nulla in effetti uno lo acquisisce abbastanza così. Come concetto razionale. Come concetto, perché oggi siamo abituati al concetto di zero da 600 anni. Io ho fatto un esempio. Certo, ma guardi che ha detto delle cose sensatissime che io fino a stamattina, diciamo, adesso dico stamattina per dire in senso fisico, ma diciamo che ho sempre sposato e ho accettato come vere, se vogliamo, no? Senza avere mai uno spirito critico in questa direzione. Nel momento in cui ho provato a scavare un po' nella roccia, mi sono trovato di fronte a delle incongruenze che magari sono anche stupide, però sul momento mi hanno dato da pensare, allora ho chiesto aiuto a chi ha tempo di pensare ragionamenti profondi, anche atipici, cioè fuori dai binari dell'ordinario. Spesso e volentieri sono abituato. Gianni, mi dispiace averti dirottato. Chiedo scusa, ma sono stato violentato in questo caso specifico, con piacere, ma indubbiamente. Sono Mario, quello che prima parlava insieme a... Un'ultima cosa che può aiutare a entrare dentro i binari. Quando noi parliamo di infinito, l'infinito nel mondo che esistente, nell'esistente, non esiste. L'unica cosa che non esiste è proprio l'infinito. Cioè in un mondo tutto ciò che esiste è per forza finito, perché l'esistenza è finita, cioè non c'è nulla che esista al di fuori del finito. Cioè l'infinito è un concetto, diciamo, che non ha consistenza, è un concetto vuoto. Infatti dove lo usiamo noi infinito? O come tendenza nel campo scientifico, sì. Tendenza ma non come entità, come limite irraggiungibile, oppure nel campo, diciamo, delle ideologie religiose, così, come un qualche cosa che non si tocca. Certo, no, oltre l'inconoscibile, ecco, qualcosa che va oltre. Che non conosceremo mai. No, perché mai? Perché non esiste, semplicemente. No, perché noi abbiamo dei limiti. Noi possiamo parlare di illimitato. Possiamo parlare di vuoto, parlare di tanti concetti che in qualche maniera hanno qualche attinenza. Ma chiedo scusa, ma anche il punto, no.
anche il punto geometrico, cioè, non ha una definizione. Cioè, infatti, tecnicamente, se noi facciamo girare una ruota, mi spiego, a qualunque velocità noi la facciamo girare, il punto centrale è fermo. Certo. Mi spiego, cioè, questo sono concetti, diciamo, universitari abbastanza semplici esatto, perché man mano che si riduce il diametro, la velocità tende a rallentare. Allora, arrivando al punto matematico, quello teorico, vuol dire che ciò che c'è al centro è fermo. Gianni sei sempre prezioso. Per cui chiedo scusa, ma qualcosa ne ho accecato anch'io in quel poco di università che ho fatto. E indubbiamente la prima cosa che mi hanno detto è stata l'ultima cosa che avete imparato fino adesso, dimenticatelo. Una cosina più semplice, più tecnica. Le tue trasmissioni, quando è che viene la replica? In che senso la replica? Beh, non vengono replicate le mie trasmissioni, metto sempre, quasi sempre i nastri, ma non vengono replicate. Faccio una battuta, è la gente che replica molto le sue trasmissioni. Questo è vero! Però diciamo sarebbe piacevole riascoltarti. E un'altra cosa, trasmetti anche da qualche altra parte? No, solo da radiogramma. Sì, d'altronde Radiogramma ci ha offerto questo spazio che nessuno aveva usato ciò, guarda che usare una cosa del genere era impensabile. Forse adesso stiamo diventando preziosi anche per Radiogramma, speriamo insomma. Scusa un altro secondo, come fa un pagano o comunque uno che si avvicina a questo concetto a non subire l'oltraggio del cristiano quando è il momento della morte? Mi spiego, quando è il momento del trapasso, quando cominci a perdere o perdono tutte le tue facoltà, c'è sempre... Guarda, io ti racconto solo una cosa, mia figlia non è battezzata, no? Quando la scuola materna si sono accorti che non è battezzata, è una scuola materna statale dove c'erano delle suore che facevano insegnamento normale, cioè erano dipendenti, no? È stata letteralmente aggredita. E siamo riusciti solo con... dopo parlare, siamo passati alle mani, cioè stavamo passando alle mani a che hanno pensato bene che non era il caso. Ti posso portare un altro esempio che l'ho sentito appunto da alcuni amici. Più a Roma è successo che addirittura nelle scuole proprio pubbliche insegnanti cattolici ultra osservanti hanno minacciato i bambini addirittura con la croce perché non erano battezzati, perché erano bambini pagani. E questo è successo a Roma, cioè proprio... succede effettivamente in forma violenta dal punto di vista cristiano, non indifferente, di intolleranza molto forte. Se non cambierò idea, e credo, spero tanto di non cambiarla, non vorrei, diciamo, quando perdi conoscenza, che diciamo, quelle persone vestite di nero... Sì, il prete si precipita. Tutti i sacramenti, tanto male non fa. A me male invece fa, soprattutto se mi rimane un limite di... Io vorrei... Lo dici prima, lo dichiari prima. Tu come ti comporteresti? Perché prima o poi spero che mia moglie riesca a fermarli. Se non ci riesce mia moglie, penso ci riuscirà mia figlia, e se no lo lascerò per iscritto. E dopo dove ti mettono? Ma i cimiteri non sono più sotto gestione delle chiese, Non hanno più, ormai sono comunali. Una volta si seppellivano fuori dai cimiteri perché c'era il controllo militare, che era addirittura sotto tot metri l'impiccato, roba questo genere. C'era la folle, no? Ma... Sì, ci sentoniamo a pezzetti, cosa siamo Claudio, va bene Gianni, intanto ti ringrazio perché ho sentito una tua telefonata. Grazie a te invece, ciao. Ciao, grazie. Scusate, dai. Pronto? C'è pronto? Sì? Ciao. Mi è interessante questa storia. Ciao, sono Francesco di Noale. Comunque, si starà anche rivoltando, forse Einstein, per tutto un altro, nella tomba, sensibilizzato molto bene. No, ma comunque per quanto riguarda, non so, numeri o non numeri, cioè l'infinito esiste perché esiste il finito, penso, Il relativo esiste perché esiste probabilmente l'assoluto. Sì, ma esistono molti concetti, capito, di pensiero, capito, dove ognuno cerca di arrivare... Tu dove abiti? A Marghera. C'è delle persone che vanno a cercare dei concetti, capisci? Al di là di quello che è l'apparenza, per cui costruiscono se stesse, capisci? Modificano se stesse, importantissimo questo.
No, è giustissimo anche. Punto. Cioè, perché non può esistere il finito come tale, anche perché dove esiste il finito? È ciò che noi conosciamo come finito. Ad esempio, un albero quando nasce, evidentemente c'è una fine, però c'è un altro albero. Comunque c'è mezza storia della filosofia su questo, eh? Non mezza solo. Probabilmente qualcosa di più. Comunque è molto interessante. Grazie. E comunque un bacio grosso. Dai. Grazie. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Sì, ecco. Andiamo avanti con le telefonate. Ho visto che gli ascoltatori hanno diverse cose da dire. Pronto? Ciao. Ciao. So qua. Dimmi. Mi ti saluto e saluto tutti. Grazie. Ascolta. Dimmi tutto. Ti che te sai che sto puteo ragazzino è scappato perché aveva il lenzuolo. Sapevi chi era? E secondo le interpretazioni date dai biblisti ufficiali potrebbe essere Marco. Ma tu lo c'eri? Ero presente. Se io ero presente puoi contraddirmi? Se io ero presente puoi contraddirmi? Problemi tuoi. Tu basta che tu impedisca che 1 milione di bambini vengano sfruttati negli orfanotrofi. Allora, ma mi sta bene. Ascolta. Le tue interpretazioni per me hanno lo stesso valore che delle mie interpretazioni. Ascolta. Il problema è che mi devi sistemare il sistema sociale. Ascolta. Quando Gesù ha scritto sulla sabbia che le hanno portato la prostituta, sai dire cosa ha scritto sulla sabbia? Dove l'ha scritto, come l'ha scritto, dove? Quando? Quando che Gesù... Citano letteralmente, per piacere, citano letteralmente. Non ti capisco. Lasci a parlare che sto telefonando io. E io ti ho salutato prima, e ho salutato tutti, quindi un po' di che non ti ho mai parlato. Quindi, ascolta, se lui ha scritto e se lui scrutava i cuori, e se lui ha detto così, che in ultima sarà sconfitta anche la morte, e che tutti dovranno piegare i ginocchi, perché se lui è quello che ha fatto te, ha fatto anche i fagioli, e anche la buccia di tutte le mele, tutta la frutta, quello che c'è nel creato. Perché fantasia, chi ti ha creato te? Anche Babbo Natale? La luna? Forse Pinocchio. O un satellite, come si chiama? Saturno, Urano, Nettuno? Sì. Sei un panteista? È più facile che il mondo sia stato contribuito da Giove che da Dio. Ascolta, sei panteista? No, siamo pagani. Ho capito? Ma a un certo momento, ma però tu vai a aggredire certe conoscenze. No, tu, io, tu, noi, tu noi, conoscenze. Noi... Allora, a chi alzi le mani tu quando preghi? Il tuo a nessuno, io non prego. Chi è il tuo creatore? Io non prego, non ho creatore. Non hai creatore. Non sai chi domina. Chi ha creato i fagioli? I fagioli nascono dalla terra. È stato tuo nonno? Nascono va bene, ok, d'accordo. I fagioli nascono dai semi. Ascolta, che quando che un bambino della confusione, quando era sera, che sono andati a arrestare Gesù, che dormivano tranquilli, era caldo, e non avevano mica pigiama là, lo sappiamo benissimo quali erano le tendenze, dai. Allora, la nostra sfortuna è stato che non c'è motivo di infangare. Se riusciva a prendere, fosse stato vero, ci faceva un favore. Cosa dice questo? Se Erode riuscì a prendere Gesù bambino, fosse vero la storia dei bambini morti, che poi era menzogna, però se Erode ci prendeva Gesù da piccolo, ci faceva un grande favore. Io l'avrei fatto santo, guarda, sinceramente, Erode. Ma ha parlato troppo, forse lontano dal microfono non avevo capito. No, ti ho detto che se Erode riusciva a prendere Gesù e riusciva a eliminarlo da bambino, probabilmente ci faceva un favore, anzi era da far santo a quel punto Erode. Va bene, abbiamo capito che tu credi nella creazione, che tu credi in Gesù e che tu credi in Dio e speri di risuscitare dopo la morte, abbiamo capito questo. No, ascolta, Gesù Cristo non ha fondato chiese cattoliche. Ma questo non interessa a me. Non è una religione. Centurione romano le ha detto così. No, lascia perdere Giovanni, che Giovanni è tutta un'altra cosa. Giovanni, ti dico così, siccome che tu conosci il Vangelo e incontri Gesù e lo trovi, e praticamente chi sei mosso te da Gesù, no? Ma lo combatti Gesù, perché non lo vuoi conoscere? La luce... Perché non voglio parlare, non voglio gente in ginocchio, non hai ancora capito questo? Che non posso tollerare lo schiavismo, non posso tollerare la gente che distrugge la vita, non posso tollerare chi stupra bambini, non posso tollerare un sistema sociale che si basa sui roghi, sulla vigliaccheria, non posso tollerare questo. Senti che affare, qua il rispetto, qua tu offendi anche queste persone che telefonano, no? E quelli che ascoltano. Le persone che telefonano qua sanno chi trovano, sanno che questa è una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Non è una trasmissione di discutiamo tutti insieme perché siamo amici. Vai per la tua strada,
perché Gesù Cristo non ha fondato né nessuna religione e al centurione romano la criminale no, che è la, cioè che è la chiesa cattolica là, cioè la chiesa cristiana, sto io telefonando, ha fatto una grande porcheria che sono quelle opere, cioè di venire su questa terra a contaminare, cioè la terra io, non aveva bisogno di un sinodo, sto io telefonando e meno. Volete solo quando che vi incensano e vi acclamano che si ginocchiano di fronte a voi. Scusa, scusa, perché telefoni a noi e non telefoni alla Radio Vaticana? Eh? Perché non telefoni alla Radio Vaticana e si telefona? Io a telefono a chi voglio. Allora tu telefoni alla Vaticana. Se io ho telefonato a Radio Vaticano o a Radio Bruxelles, a te cosa ti importa? Se vado, vado dove che voglio io. Comunque lo spazio, lo spazio che ti diamo noi loro non te lo daranno mai. Eh? Lo spazio che ti diamo noi loro non te lo daranno ma mai. Ma ditemi, dai, questa è una radio libera, ben marino. Ciao, va. Il telefono. Sì, dimmi Mario. Sì, ma... Volevo dire una cosa, scusate, perché forse un po' di razionalismo io ce l'ho. Io ho avuto la coincidenza, non voglio dire né il piacere né il dispiacere, di conoscere queste persone e le conosco di vista, nel senso che ormai alla fine di ogni trasmissione ci sono loro, quindi volente o nolente li devo sopportare, fra virgolette, no? Ma posso assicurarvi che sotto il profilo tecnico, cioè da quello che ho potuto valutare io personalmente, sono persone perfettamente logiche, hanno fatto vedere a me cose che voi magari in trasmissione non vedete, alcuni testi, documenti, quando arrivano qui hanno sembrano sempre i bambini della scuola, con gli zainetti pieni di testi, posso soltanto assicurare il mio un parere del tutto personale, io che vedo, io non sono, sapete, parte della radio, sono un ospite e via dicendo, posso soltanto dirvi che quando dicono una cosa, spesso e volentieri hanno dei libri sotto mano, non hanno scritto Pagano da nessuna parte, per cui non hanno la polisportiva Pagani and Company, quindi non fanno pubblicità in senso... Cioè, sono persone che sicuramente avrete magari anche visto piacevolmente passeggiando per Padova e dintorni, più di un'occasione sicuramente non sono né degli esagitati né degli scalmanati. Siccome però spesso e volentieri in quest'ottica non è impossibile farsi un'idea sbagliata di... cioè io vedo comunque che amano molto la vita, amano molto la libertà, amano comunque, ecco, questo ve lo posso dire, il principio interiore sicuramente è questo. Le discussioni sono bene accette anche da loro, vedo che non si tirano indietro, voi lo sapete bene, ecco, posso dire soltanto che sono persone squisite, non c'è nulla che possa dare Mario, l'idea di grazie, diciamo, perché di mostri, tu sei squisito, no, mostri assatanati, perché sennò li riconosceremmo subito, cioè voglio dire, Alien insegna, cioè lo troviamo subito il mostro cattivo da uccidere, ecco, in questo caso vi posso assicurare il parere da cosmetologo, quindi di estetica me ne intendo, non sono le persone più belle di questo mondo, questo abbiate pietà, mi esprimo in questi termini, ma sicuramente non sono neanche quanto di più orrido il creato sia riuscito a concepire, ecco, vorrei dire questo, se mi passate questo attimo di spezzare la serietà di questa trasmissione in quest'ottica, ecco, sappiate, sono persone comunque buone, umane, che fanno, cioè, credono in quello che fanno e lo fanno con onore, con voglia di insegnare o comunque di dare motivi di discussione. E rispettano le loro credenze, io rispetto sicuramente le loro credenze in quest'ottica. Grazie, scusate ancora. Grazie. Ciao Mario, a tutti. Invece, grazie a te invece. Vediamo un attimino. Ciao. Ciao. Sì. E ricordo appunto che chi vuole intervenire può telefonare al 049 700. Sì? Sono Alessandro. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao. Dunque, mi sembra che anche Mario ci sia cascato. Davvero? Perché voi altri, il fine, è sempre quello di baluffare a fare voi altri. Siete chiesa, siete popolo, siete chi volete, voi altri ingannate tutti con quella storia di baluffare. Ma volete scherzare o cosa? Credete che la gente sia sema? Ma come fate voi altri a sostenere una causa così lunga? Come fate? E credete che la gente ci creda? Ma la gente è sciocca, ci creda, non può mica essere. Voi altri state per fare fra voi altri, ma è impossibile che ci sia retta. Chi può credervi voi altri? Nessuno? Ma nessuno deve crederci. Ma, no, ma no, voi altri, date sempre addosso a chi? O altra legione, o non legione, o qualcuno, perché bisogna avere un nemico, non ok, qui sbagliate, quindi qui vi spiegate chiaramente che siete imbroglioni, ciao. 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 Però faccio osservare che degli imbroglioni ce l'hai dato in diretta, sì. Potevamo anche metterti giù, no? Pronto? Pronto.
Dimmi. Sono Paolo Montebello, con te Franco, stamattina che era Franco. Eh? Amica, la trasmissione va bene. Che è solo una roba che magia e che roba di questo panna fregava un mago. Perché mi si dà un mago, scusa, eh? Se magia. Ma no, ma scherzo. Non faccio il nome perché non si può fare il nome. No, no, ma non sta andando mai. Allumi. Ma sei truffatori. Adesso fa propaganda in un'altra. Ma questa gente sono dei truffatori. No, perché è un bel momento. Tu devi andare da persone esperte, persone specializzate, persone che ti possono aiutare. Sì che me la parla avanti, prima un video e mezzo, dopo 50.000 lire a volta, buttiamo via anche le stampelle, si deve suonare l'ospedale, farmi tagliare la gamba e... Ecco. E quella fregata che ci fate, pensavo che entrasse sulla stregoneria, magia. Ma no. No, scusa, guarda che la stregoneria e la magia... Ma mandarmi, no? Sì, no. È quello che stiamo dicendo noi, è la capacità dell'uomo di sviluppare il Dio che ha dentro, il divino che ha dentro. Perché a quel momento mi go ascoltare, ascolto ogni giovedì. Sì. Che sei pro e contro, perché naturalmente certo. Quando non siamo da certe solite idee, no? Certo. Però che sei delle robe che sei giusti, che sei quelli che non sei regolare, ma comunque non occorre far palco, perché il palco uno va insieme al palco. Ma sì, va bene. No, comunque mi raccomando, non sta a andare. Che il mago lì, che non posso fare il nome, perché... Non sta a farlo, non importanza. Certo. Comunque non sta a sapere tutta questa gente qua, va solo persone specializzate, sono persone che secondo se sono mestiere. E me spendere, sai? 2 milioni garantendomi che non faccio mia operazione, che potrei venire anche a stampelle, mi sono voluto fare l'operazione, sì, e sì. Vengo mangiare da sangue, perché sì. con le attività che a me 600 milioni al mese non... No, scherzo. Ma qua sì. Speranza di star meglio, sai come che sei? Certo. Sono Claudio? Sì, sono Claudio. Bon. Bon. No, attento, dopo che mi dicevo parlando con Franco ieri con che c'è un pro e contro, perché tutti quanti, come che dicono, sono mie, tutti quanti di idea. Certo. Per altri qua siamo fuori zona, qua a Montebello vicino. Ho capito. Ciao Mario. Ciao Mario. E sì che mi viene fuori il discorso che ci sono tante proteste, ci sono tante cose giuste e ingiuste. No, ma siamo perda, ognuno fa le sue. Ma che se la possibilità, se si chiedesse delle robe, siamo a favore scuse della radio. Dopo naturalmente ognuno che parliamo bisogna avere i limiti, anche se ben che li libera. No, ma guarda che Mario, ogni persona deve esprimere le sue robe, capisco? Se uno ascolta la nostra trasmissione, ma comunque se uno ascolta la nostra trasmissione, deve sapere chi è davanti, capisco? Cioè se uno viene a mia trasmissione per difendere Gesù perché pensa che gli altri lo denigremo, è chiaro che il nostro atteggiamento è determinato, mentre invece in un'altra trasmissione l'atteggiamento è diverso. Cioè la nostra trasmissione è caratterizzata da questo modo di essere, capito? Non è che sia cattiva, però è precisa, insomma. E mi raccomando, non sta andando da maghi, va solo a persone specializzate. Mi raccomando. Gli ha fatto parlare una gamba, dimmi. Scusami. Dimmi Mario. No, ci ha fatto piacere. L'ho fatto per chiarire un pochettino. No, ma ci permesso anche noi di chiarire alcune cose, cioè nel senso che non ci siamo niente con i maghetti, maghetti e cose varie. Va bene. Va bon, ciao. Ciao Mario. Pronto? Ciao. Ciao. Dimmi. Claudio. Ciao. E ciao Francesco. Ciao. Ti do Francesco un attimo. Sì. Francesca, vero? Sì. Te lo passo. Sì. Dimmi pure. Allora, ciao Francesco. Senti, voi avete detto che avreste affrontato ogni volta un argomento che riguardasse un periodo storico a partire dall'Ottocento. Francesca, oggi non l'ho fatto. Sì, perché avevamo i problemi sì. Di attualità. Sì. Aspetta, a partire dall'Ottocento dopo Cristo, sì, ho capito che oggi è una giornata particolare. Esatto. Ecco. E volevo dirvi, io ho ascoltato quello di Costantino, poi quello che riguardava... Sì? La cavalleria sì. E una trasmissione sulle crociate sì.
Volevo sapere se potevate dirmi anche in che data è stata trasmessa la puntata, diciamo, sull'impiego, sulla funzione della cavalleria all'epoca di Carlo Magno. E vi dico perché, perché siccome in questo periodo io non c'ero, ho fatto registrare le cassette, ma non mi hanno messo le date e gli argomenti. Ecco, volevo cioè dire... tu non c'eri e ti sei fatta registrare le cassette. Sì, da altre persone. Senti, non potevo collegarmi con voi. Mi dispiace. Mi basterebbe sapere. Sì. Mi basterebbe sapere. Sto cercando. Comunque, Io faccio il discorso, poi tu mi rispondi, ci capiamo. Sì, male. D'accordo, va bene. Ecco, io volevo soltanto questo, due domande vi faccio, se è possibile. Sapere grosso modo in che data è stata la trasmissione sulla cavalleria? Sì. E poi l'altra domanda è se voi continuate con questo, con questi, se avete intenzione di continuare. Prossimo giovedì parleremo della peste. Ah, ecco, allora andiamo avanti. Andiamo avanti sempre, sì, questo giovedì è stato un po' particolare, sai, sì. È stato... Sì, beh, l'ho capito. Sì. Ecco, allora, per quanto riguarda la cavalleria... Allora, comunque, le eresie, questo, la cavalleria, vediamo un attimo, perché è un problema abbastanza... Le crociate degli straccioni... Era bello, è l'ultima. No, l'ultima è stata quella dei Catari, giovedì scorso. Giovedì scorso è stata quella dei Catari? Sì. Poi sì. Di Catari o Catari? Di Albigesi, Catari. Sì, sì. Catari Prima ancora è stata quella delle crociate. Sì, quella degli straccioni. Esatto, esatto. Sì, e prima ancora c'è stata cavalleria. E prima la cavalleria. Allora, cavalleria, crociate e albigesi. Senti, io proverò a vedere a casa adesso, mettere a posto le date, al limite la prossima volta in radio te lo dico. Sì, va bene. Va bene, dai, te lo dico la prossima volta in radio. Sì, perché le cassette le ho, mi basterebbe metterle in ordine in modo che quando le sento... Francesca, l'istituto, sai, sta trattato con nuovi computer. Pensiamo a quanto prima di uscire con una pubblicazione che raccoglie le tracce del... Francesco vuol vendere. Capisco Claudio, ma non capisco Francesco. Te lo passo, scusa. Sì. No, volevo dire appunto che col tempo che abbiamo poco tempo, comunque stiamo trattando con altri computer presso l'istituto e con altre stampanti e dovremmo riuscire a impaginare e stampare un opuscoletto che contenga le tracce delle trasmissioni in maniera tale... Così cioè, sarà una traccia scritta, logicamente la parte diciamo delle conversazioni telefoniche non ci sarà, però la parte di introduzione sì. E verrà appunto stampare e faremo un opuscoletto quanto ecco, prima. Allora quando voi avrete... Comunque noi daremo l'annuncio in trasmissione, non ecco, ti preoccupare. Benissimo. Beh, ecco. Questa sia una bella cosa. Sì, infatti è che non siamo impegnati con altre pubblicazioni e non abbiamo avuto appunto il tempo di curare anche questa. Comunque non ti preoccupare quanto prima lo faremo, insomma. È una bella cosa, veramente. D'accordo. Va bene. Allora ci sentiamo la prossima volta. Va bene, ciao. Grazie. Ciao. Ultimissima telefonata prima di lasciare spazio a Mario. Pronto? Sì, pronto già Claudio Mario. Ciao. Non so nessuno di Mario precedenti. Non ha importanza, va bene. Sta attento, ti chiedo una cosa. Mi volevo fare solamente un'osservazione da osservatore esterno. Mi sono, diciamo, di concezione religiosa per verità, comunque ultimamente mi sono messo spesso in discussione su questo. Vorrei fare solo una piccola critica, pur avendo tutto il rispetto per tutte le cose che ti dici, non ho nessun problema, anzi le ascolto con attenzione e cerco di analizzarle. Ho una sensazione abbastanza sgradevole che qualche volta... Se ti abbassi al livello di quelli che ti chiamano, mica diciamo i pseudo religiosi, quelli che sei così convinti della loro religione, che ti si lascia anche provocare, diciamo, da te, che in qualche maniera deve spunciarli. Sì, perché, è vero. Ecco, non mi sembra corretto perché verrei tutto, almeno se dovrei parlare, un po' superiore a queste basse. Non posso. Ti accorgi, ho detto, mi sembra opportuno e giusto farvi notare senza criticare. Mario, senti. Sì, mia moglie dice sempre che uno mi fa una critica e mica ribatto, no? Certo. Sì, in effetti, capisco quello che te vuol dire, ti dico perché, no?
cioè mi faccio questo perché uno dei impegni che abbiamo tolto noi altri è quello di considerare tutte le persone che parlano uguali, non una che fa critiche sagge, intelligenti, e l'altra che fa critiche basse. Cioè, anche se una persona, purtroppo, lo so che mi lascio coinvolgere, capisco, sì, dovrei un po' guardare in maniera, però non posso considerare le persone diverse. No, ma ho l'impressione che spesso, quasi, tengo di approfittargliene del fatto che magari, ovviamente per parlare, magari non è molto loquace, non sa parlare, e non so, forse non tutti accorsi, mi sembrava opportuno dirtelo, perché mi vestimo tutti quanti, sia te, non ricordo come sia Franco, che lo sì, stesso, Francesco, che vado via, sia Francesco, e mi piacerebbe vederle anche superiori a queste cose qua, perché, cioè, vestimo e quindi vorrei qualcosa di più, mi senti, mi capisco? Lo capisco. Vorrei qualcosa di più da voi altri. Lo capisco, Gnatti, non so se riusciamo a dartelo, sa, perché in fondo abbiamo cagnati i nostri difetti. Non solo a me, parlo a tutte le persone che vi ascolta, perché ovviamente chi ne ha di tanti ranghi, di tante intelligenze, di tante facilità di linguaggio, non sono mai tutti uguali. Però ho l'impressione che le capacità per parlare con tutti e per riuscire anche a quelle persone che se fermamente decise, mi vedo quelli che quelle persone che chiamano religiosi, chi è molto convinti, per carità, sono loro diritto e ragione esserlo, però vorrei che potesse, cioè, in questa maniera qua mi sento un po'. No, sai, io ho detto una cosa, cioè non è che noi lo facciamo intenzionalmente con cattiveria, però queste persone sono talmente chiuse che hanno bisogno di cui partire all'assalto per rompere la loro corazza in cui sono imprigionate. Cioè praticamente loro hanno un guscio che le circonda e bisogna fare di tutto per sfondare questo muro per farle venire fuori. E di conseguenza non è cattiveria, però tieni conto che quello che loro vanno a difendere rappresenta qualcosa di violento, cioè nel senso rappresenta l'inquisizione, rappresenta la persecuzione che hanno fatto contro la stregoneria, rappresenta la persecuzione che fanno ancora adesso contro i pagani. Di conseguenza non è che noi possiamo essere neutri o possiamo essere non passionali o non possiamo non essere viscerali nei loro confronti. Dobbiamo farlo perché quello che loro tirano avanti, quello che loro rappresentano, quello che fanno emergere è una cosa veramente terrificante, perché adesso possono sembrare cristiani buoni, simpatici, tranquilli, ma loro sono sempre, loro corrono sempre la speranza della rivincita, di una ricorda conquista di tipo violento, capito? Sì, allora, di conseguenza è naturale ed è necessario per noi essere violenti con loro, insomma. Non vedo che purtroppo per troppe persone è una difficoltà troppo grossa a mettersi in discussione. Lo so, ma infatti loro fa comodo trovarsi uno schema che non è loro, che non è la loro vita, stanno imprigionati. Però appunto noi lo facciamo anche per liberare loro da questo, cioè, nel senso di dire scuotiti, renditi conto che la tua posizione così rigida non ti porta da nessuna parte, porta solo alla tua distruzione, porta soltanto alla tua sconfitta. Noi diciamo, hai delle possibilità, te ne puoi liberare e di conseguenza noi siamo violenti, cioè loro sono una gabbia e noi cerchiamo di rompere questa gabbia, poi quello che faranno fuori da questa gabbia non dipende da noi, dipende da loro, sempre da loro. Mi reputo così in gamba che dovresti riuscire a convincerli, ma almeno a farli ragionare e ascoltare. Invece sono convinto che tante persone, dopo che ha finito di parlare, come qualcuno che ho sentito anche oggi, chiude la radio e fine. E forse diciamo, è un'occasione persa per loro. Sì, ma cioè, noi non possiamo fare i missionari e non vogliamo fare neanche violenza a loro, cioè, nel senso noi vogliamo dire devi liberarti con le tue forze, devi avere la possibilità di intervenire. Però ti passo così lo sento. Pronto? Sì, sono qua. Senti, io adesso devo chiudere la trasmissione, mi dispiace interromperti. Però io già con una buona spesa ugualmente. Pronto? Sì, sono qua. Sono niente, devo chiudere la trasmissione. Mi telefono la prossima volta al limite. Sì, se ti fa piacere, quando pomeriggio al lavoro, quando che posso, non posso chiamare. Va bene. Franco. Comunque, tutti quanti. Va bene. Grazie a te invece. Saluti e arrivederci. Ciao. Ciao. Sì, beh, dobbiamo chiudere la trasmissione.